Il video Instagram con tutti i nostri giochi vi è piaciuto un sacco, abbiamo raggiunto 5.000 pollicioni. Eccoci qui quindi alla nuova sfida Instagram controlla i nostri giochi. Come la scorsa volta ragazzi, vi abbiamo proposto 14 giochi da scegliere sulle storie del nostro profilo Instagram ufficiale. Allora vediamo com'è andata. Iniziamo. Prima sfida ragazzi, dobbiamo giocare a acchiappa l'insetto o occhio al ranocchio. E tra occhio al ranocchio ragazzi. E acchiappa l'insetto. Ha vinto occhio al ranocchio. Scegliamo con l'applicazione GPR ragazzi chi inizia per primo. Vai Ale, tappa. Via. Vi lasciamo il link per scaricare l'app qui nelle info video. Inizio io. Ovvero ragazzi, mi infilo i miei occhiali da ranocchio. Come sto? Molto bene. Grazie. Come si gioca Ale? Io andrò a nascondere questa moschetta sotto una ranocchia e la sposterò da una ranocchia all'altra. E tu quando gli occhiali si apriranno dovrai capire dove è nascosta la ranocchia. Ho 3 aperture di occhiali ragazzi. E ricordatevi che qua sotto nelle info video trovate tutti i link dei giochi a cui stiamo giocando oggi. Sei pronta Ale? Sei pronta. Vai che apro gli occhiali. Via. Non ho visto niente. Occhio all'audio che è fondamentale ragazze. Stai facendo le finte. Ti conosco, mi ricordo la nostra sfida. Seconda apertura di occhi. Terza che è stata velocissima. Puoi togliere gli occhiali, giusto, se no non vedrai nulla. Eccoci qua. Secondo me Ale ti ho quasi beccato. Andiamo a vedere quella verde. Sì! Bravo. Ma adesso tocca a te. Ecco gli occhiali da ranocchio. Vado a indossarli. Va. Posso andare? Vai, sono pronto. La lucciola tutto del campo di gioco. Ciao lucciola. Ok, si è aperta una volta. Queste erano finte. Tu dici? Si aprono più. Sì, ma non vale, basta. Vai, questa è la terza volta. Sì, ma non vale, a me prima come si è aperto andato? Subito. Ma funziona così, è un po' casuale, no? Io direi che quella blu mi... Prova. Nasconde qualcosa. Vai, sì, ho vinto la sfida, era quella rossa. È stata chiusa un'eternità. E mi dispiace, siamo 1-0. Va bene. Sfida scienziata, ragazzi, dobbiamo giocare. Dottor Eureka o Dottor Microbe? E tra il preciso Dottor Microbe. E l'esplosivo Dottor Eureka. Ha vinto l'esplosivo. Dottor Eureka. Breve riepilogo del gioco ragazzi. Abbiamo 3 provette di fronte a noi con 3 ingredienti diversi e 2 palline per ogni ingrediente. Dobbiamo girare una carta e ricostruire questa combinazione spostando le palline da una parte all'altra, ma senza usare le mani. Non si può. E se cade un ingrediente? Bisogna raccoglierlo sempre con le provette. Occhio quindi. Ale, sei pronta con la carta? Io sono pronta. Dai, andiamo. 1, 2, 3, via. Che tensione. Allora vediamo cosa possiamo fare. Tutto deve corrispondere nello stesso. Sei velocissima, cosa stai facendo? Ah, no, ti vedo velocissima. Finito. No, Eureka. È vero ragazzi, doveva dire Eureka altrimenti io potevo continuare. Ma verifichiamo allora. Verde, viola, verde, rosso, viola. Io ci stavo arrivando, sì, perché guarda, mi mancava un solo passaggio, ero verde, viola. Qua ci voleva il viola. Per un filino. 1-1. Sì, pareggio come sempre. Ragazzi, adesso è tempo di fare e disfare. Dobbiamo giocare a Jenga o Make and Break. E tra Make and Break ragazzi, e Jenga ha vinto con il 59% dei voti Make and Break. Faremo una singola manche senza il dado fan, quindi sarà il dado tempo a dirci quanto tempo abbiamo per costruire e distruggere, mentre sarà la carta a dirci cosa dovremo costruire. In questo caso le righette ci dicono che possiamo utilizzare qualsiasi colore in queste posizioni. Ogni volta che abbiamo completato una costruzione la si distrugge. Volevo prima farlo di passare io. Alla prossima. Abbiamo preparato il campo di gioco, vado con il lancio. Vai. Di dado. Ed è ragazzi un bel 1. No, bellissimo per me. Non è male. Io ti metto il timer sull'1. Esatto, io mi preparo. Via. Via, è partita. Allora. Dai, questa, vale 3, lunga. Questa ma vale 3, va bene. Credici. Lunga, ma ci vuole pazienza. Allora, verde. Poi giallo non lì. Così. Così. Break. La prossima carta, Allora, questo, il rosso non c'entra niente. Questo qua, così. Ah, il blu chiaro. Il no. Sì, no. Stavo sì. Prendendo quello che non c'entrava niente. Vai. E poi il blu scuro. Si era breccato da solo. Ok, questo mi piace. Marrone, verde scuro, bianco, giallo. Si breccano da sole quando le metto su. Ok, bianco, grigio. Verde. Dov'è il marrone? No, ho usato sotto. No, bravissimo. Dai, per aver avuto solo un tempo 3, 6, 9, 10, 11. Lancia il dado alle 3. Ero così contento della mia performance. Vado a mettere il timer sul 3. Via. Ok, vai. Questo bello grande. Ti capisco, però ti dà anche molto punteggio.
Il giocatore, il controllore, io devo stare attento ovviamente a controllare, e se controllo male io, ragazzi, i punti se li prende Ale. Vai con la prossima. Allora, un grigio di base, un bianco, non so perché, ma in questo gioco ti viene voglia di fare il tipo bravissima. Una torre con base gialla, su così, ok, break. Un'altra torre, ma cambia lo schema, in questo caso, ok, bravissima, break. Puoi usare quelli che vuoi, perché con le righette e i mattoncini sono usabili quelli che vuoi tu, ok. Non stava su, va bene, break. Questo vale uno, è un panino veloce, un dai e vai paninoso. Ok, break. Questo è un panino da due, ma con una specie di torre. Lì va quell'altro. Break. Ah, ne stai facendo troppi. Questo uno lo puoi fare come vuoi. È velocissimo. Break. Il tempo non finisce più. Questo è un gelato. E sai che con i gelati io vado d'accordo. Molto d'accordo. Non so se è giusto. È giusto. Break, ma è giusto, Ale. È giusto. 3. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12, 14, 16, 18. Hai stravinto. E in totale siamo 3 a 1 per te. Sì. Occhio alla sfida, ragazzi. Sapremo riconoscere bene? Dobbiamo giocare a Doble o Digin? Scaveremo a Digin, Ale, o cercheremo a Doble? Cercheremo a Doble! Sì, ha vinto lui! Giochiamo una versione più rapida, ovvero ci diamo 10 carte a testa. Pescando il nostro mazzo una alla volta, dobbiamo trovare l'elemento in comune tra la nostra carta e quella al centro del mazzo. Urlando l'elemento comune, poi possiamo scartare la nostra carta. E si rinnova quindi la sfida. Il primo che finisce tutte e 10 le carte vince. Ha vinto la sfida. A mo' di esempio, ragazzi, siete in grado di vedere qual è l'elemento in comune tra queste due carte? La mela! Ma come hai fatto così veloce, Ale? È veramente la mela. 1, 2, 3, via! Occhio! Non mettermi uccellino! No, l'avevo trovato! Candela! No, l'avevo trovato! Attenzione! Matita! No, non c'era, scusa. Non c'era il mio! Macchina. No, e l'ha messo per prima Ale. Non è possibile. E pupazzo di neve. Delfino, vai. Grazie. Come me l'hai fatto essere così veloce? Non c'è. Delfino. Ci sono alcuni che, ragazzi, non ci sono. Credetemi così. A che stella è foglia? No. Canadese. Cosa hai detto? Canadese, quello che vuoi. Ma no, ragazzi, sono totalmente mela. Fermo. No, ma come fai a essere già? In questo gioco dopo si va un po' in stand-by. Orologio. Ci sono, ragazzi. Martello. Vai, la remontata. Quadrifoglio. No. Ce l'ho fatta, cioè, scusa Ale, quadrifoglio ancora. Basta, che vai, dinosauro. No, vai, fantastico. Gatto. No, perché? Adesso parti tale. Non trovo più niente io. Cactus. Dinosauro. No, come si chiama? Cos'è? Drago. No, è valido, ma come? Uffa. E siamo 3 a 1 nelle nostre sfide. Stavo rimontando sì. Così bene. Ho preso una legnata. Hai preso una botta. Sfida sportiva, ragazzi. Fateci sapere se dobbiamo giocare Compact Curling o nell'arena di calcio dei mondiali Playmobil. E nonostante non ci sia l'Italia ai mondiali, lacrimuccia, ragazzi, tra Compact Curling e l'arena mondiale. Ha vinto l'arena mondiale. Ecco, ragazzi, calciatori Playmobil. Tu è già pronto, Ale, con questo meccanismo molla a scalciare, ma prima fair play, per cui ci stringiamo la mano e siamo pronti per la sfida ai rigori. In quanto giocatore perdente inizierò io per prima a tirare i rigori, scalda il portiere che è in grado, vedete, di buttarsi da una parte e dall'altra. E nella valigetta portatile Playmobil c'è anche lo scoring, che è utile anche per una partita ovviamente, ma anche per i nostri rigori. Viste le dimensioni del campo, che bello flop, sì. Pelosetto, ragazzi, sembra il Bravera. Mettiamo la palla del mondiale qui al centro del campo. Tre passi indietro come Cristiano Ronaldo. Giusto. 1, 2, 3. Poi in realtà mi avvicino se non riesco a tirare. Sei pronta, Ale? Prontissima. Occhio, primo tiro. No, è uscita. Al momento sembri più Messi. Beh, porino, ragazzi. Deve essere brutto sbagliare un rigore al mondiale, ma ci riprovo con un secondo tentativo. Ne sappiamo qualcosa anche sì, noi. Noi Italia ne sappiamo molte cose. 1. Ci sono. Cosa fai? Il portiere deve stare fermo fino alla fine, ragazzi. Occhio, vai. No, parata. Oh, vai. No! Palo! Ma come? Quarto tiro. Attenzione, ragazzi. Il portiere è fermissimo. Guardalo. Devo vedere dove si butta. Sì, gol! È entrata, ragazzi. È velocissimo. È andata qua sul set. E segno 1. E ora, ragazzi, l'ultimo rigore. Vai. Via!
No, è uscito. Il portiere è buttato dall'altra parte. Ce l'avevo fatta a sbarcarti. Facciamo quindi il nostro cambio di campo. Siamo 1-0. Braccia su. Ok, guarda che faccio notare che hanno anche i guantoni. Aspetta che mi scaldo. Fuori, dentro. Su, ok, bene. Piedi sulla linea, attenzione. Ti faccio il cucchiaio. Ok, sei pronto. Come il cucchiaio? Se esci. Vai, sei pronta? Vado, eh. Vai. Fuori, è andata in angolo. Pronta, via. Mi ero buttato giusto. Fuori. Mi sto avvicinando però. Quarto, attenzione. Benissimo. Ma perché sempre di là? Sempre di qua. È l'ultimo, il decisivo. Vai. Ah sì, paratona. Però c'è entrata la porta. Brava. E la mia squadra vince 1-0. In totale siamo 3-2. La cerimonia, ragazzi, di consegna. Grazie. Ale, la coppa. The winner. Non riesci neanche a tenerla. Si è cascata. È estate, ragazzi. Fa caldo. Dobbiamo rinfrescarci giocando a bicchieri, sprint o go go gelato. E con l'80% dei voti, Ale, per rinfrescarci, ha stravinto proprio lui. Sì, go go gelato. Abbiamo 4 coni gelato a testa, ma solo 3 palline. Queste palline e questi coni dovremmo metterli il più velocemente possibile in questa configurazione, senza toccare le palline con le mani. Esatto, quindi dobbiamo trasferire una pallina da una parte all'altra, proprio così. Se la pallina casca, bisogna sempre recuperarla usando i coni. Proprio così, dall'autore infatti di Dottore Eureka. Frontale? Prontissima. 1, 2, 3, via ragazzi. Attenzione, allora No! È scappata? Sì. Mi sa che sono messa Go Go gelato, vai. E col fatto che le ho perse. Controlliamo, ragazzi. Allora, cono verde con pallina limone, cono fucsia con pallina, che gusto è, Ale, lampone, cono limone con cono puffo e gusto pistacchio. Yes. Guarda, non era lontanissima, mettendo ordine mi bastava fare così vicina. Nonostante tutto, 3 pari, Ale. Bene, sarà la sfida bagnata a decidere chi vince questa super challenge. Sfida acquatica, ragazzi. Dobbiamo giocare cascone gavettone o beat the flash. Sei pronta a rifrescarti, Ale? Sempre. Perché col 68% dei voti ha stravinto cascone gavettone. Iniziamo riempiendo il nostro cascone, per cui eccoci qua con l'acqua. Quanta ce ne sta dentro? Troppo. Tappo. Ecco qua, tappato. Incomincia il giocatore che ha perso. Può indossare il cascone gavettone. Vai, Ale. Perfetto. Mi sta bene, vero? Ti sta molto bene. Vai, gira la ruota. Gira la ruota. Un paletto, paletto. E fai girare di nuovo. Perfetto. No, ma cominciamo bene. Magari già si apre, così non devo neanche... Vai, Ale. No, tutto ti è andata bene. Tutto e puoi bene. Far girare di nuovo un paletto. Paletto soltanto. Attenzione, vediamo se ne arrivi. Questo è troppo duro, mi fa paura. Sì, che sei sospetto. No, è andata bene. Passaggio di cascone gavettone. Passiamolo bello dritto. Mi sta bene? Sì, sì, sì. Perfetto. Sì, sì. Giriamo. Com'è andata, che non ci vedo niente? Un paletto e fai girare di nuovo. No. Allora, io voglio tentare bene la fortuna. Quindi giro per bene, così. E scelgo questo. Vediamo com'è. Attenzione. Attenzione, ragazzi, primo. Andato bene. Sempre quell'attimo. Sì, che senti umido, anche se non scende niente. Rigira. Ci sono. Cosa è uscito che non vedo niente? No, salta il turno. Sì, vai. Ale, con gran piacere, ti passo il cascone gavettone. Vai, Ale, ed è uscito un paletto. Un paletto, innocente. Occhio. Quale sceglierai? Vediamo. Niente. Niente, oddio, niente. Ragazzi, non ci posso credere. Vai. Gira la ruota. Com'è andata? Salta di nuovo il turno. Vai, grande. Togliamo il cascone gavettone. La prossima volta ti faccio girare prima di passare il caschetto. Tanto. Hai ragione, non serve. Non serve, non giochi. Vai, Ale. Gira, gira, gira. Un paletto. Ne sono rimasti 4 paletti. Sarà Vado, questo? Via. Vediamo. Incredibile, no. Facciamo che giro, perché se passa il passa, attenzione. Oh no, un paletto. No, un paletto, stavolta ti tocca farlo. Bene, allora fammi scegliere bene. Ragazzi, non so quale scegliere. Questo. Anche secondo me. Ma come che secondo te? 1, 2, 3. No, secondo ragazzi, me, questo della... Però
proprio questo. Ma quanto ce n'è dentro? Tu sai che a questo gioco ti fai. Ragazzi, perdo sempre io cascone gavettone. Vi ricordo il video che vi lascio il link qua sotto nelle info video. E quindi Ale, hai vinto anche la sfida totale 4-3. Sì, hai vinto tutto. E se questo video, ragazzi, per me bagnato, vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche. Ciao!